Ehi, tu! Chi io? Sì, proprio tu! Ti sei mai chiesto come sarebbe diventare uno youtuber con tutte le carte in regola? Ah, beh, io un pensierino ce l'avrei anche fatto, ma da dove inizio? Non è mica facile diventare uno youtuber di questi tempi. La domanda della popolazione web è molto ampia, ma altrettanto lo è l'offerta adesso presente. Allora, come fa un ometto qualsiasi o una donnina piccina qualunque ad entrare nella Hall of Fame del mondo tubo? Vediamo di individuare i punti chiave di questo cammino. Number 1: temi interessanti. A meno che il vostro video non sia indirizzato a una ristretta cerca di amici che può comprendere, evitate assolutamente le tematiche che non invogliano alla visione. Back al video! La vita dei ventilatori domestici è ormai di una monotonia latente, indice di degradazione fisica e mentale, soprattutto per il confronto con gli ormai diffusi climatizzatori. Fai un'opera di bene, salva anche tu un ventilatore nell'oblio. No! Non gliene può fregare niente nessuno del tuo ventilatore, del tuo saggio di danza oppure del tuo gatto, a meno che il primo non trapani i muri, nel secondo non succeda una gag in stile Paperissima e il terzo non azzanni in diretta un climano. Quindi, se non avete niente da dire, perché tirarlo fuori a forza? Number 2: the original. Il secondo aspetto è di certo l'originalità. Vanno bene dei video risposta su tematiche già trattate da utenti molto più famosi, ma la ripetizione è stanca e infastidisce. Quindi, assicuratevi di avere delle nuove trovate per attirare a voi il pubblico. Hey tu, vorresti diventare uno youtuber? Io? Ma certo! Da adesso sarai lo youtuber bimbo trinchiatubo. Se non lo dovrei scegliere io il nome. Vita di discutibili. Vabbè, tanto mica puoi creare lo user. Utente registrato con i tuoi dati. Allora, che cosa tratteresti nel tuo canale? Che cosa? Beh, io potrei anche partire... Non so, posso fare dei video cazzeggio, quelli vanno sempre bene. Spiacente, ci sono già tizi come Will Bush, Cane Secco e compagnia. Giusto. Allora, cosa devo fare in certe situazioni? I fuori di testa ci hanno già pensato. Giusto. Allora, video del tipo cosa succederebbe se film, telefilm, eccetera, eccetera, fossero reali. I Pantellas e Nilkiop ci sono già passati. Sulla scuola? Come sopra. Allora imparo a disegnare e poi faccio dei video tutorial. Già Richard HTD e Ifra Frog. Video che portano dentro, oh sì, che prendono le tematiche e poi ci buttano dentro anche del video cliccatissimi online. Daniele Doesn't Matter e YouTunes. Di recensione di film? Victor Lazzaro 88. Di film squallidi. Io Tobi più seguito. Di libri! LT46. Allora scusa, di video di non lo so, di canzoni in playback, di dei modi di attraversare la strada. Ci sono arrivati prima gli Akamet. No, allora mi metto a insegnare il giapponese. Lo fa già Marcianate Vlog ed è più bravo di te. No, scusa, non è che mi ripeteresti cortesemente la domanda? Come scusa? Sì, dai, la primissima domanda. Quella. D'accordo. Vorresti diventare uno youtuber? Youtuber? Preferisco darmi all'ippica. Youtuber. Number 3. Be yourself. Siate voi stessi quando intraprendete la carriera youtubiana e ispiratevi ai vostri personali e speciali talenti per riuscire a sfondare. Per la cronaca, intendevo sfondare nella scena, non il timpano.
Prima di andare a casaccio, assicuratevi che il vostro talento però sia effettivo e reale prima di finire come Giannate su. Cioè, tu vuoi dirmi che se io sono davvero brava in qualcosa dovrei semplicemente fare quello? Esatto! Ah. Avrei sentito la visione per 4 volte di seguito di Twilight, allora vale. Ha! No. Ah. Insomma, che cosa aspetti? Diventa anche tu un membro attivo della comunità di YouTube con questi 3 semplicissimi consigli! Attenzione! Il servizio aperto prevede l'abbonamento presso la Lainis Channel. Per procedere, clicca qui. Clicca, ho detto. Clicca. Clicca!